Grandi, buonasera a tutti, eccoci qua. Sto perdendo il conto, perdo i colpi. No, 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 assolutamente. Quinto allenamento, Magnetic Daisy Light Training. Eccoci qua. Che dire, che dire, che dire? Passiamo subito al sodo perché stasera c'è tanta roba, c'è tanta carne al fuoco e quindi poi ho voglia di presentarvi l'ospite che c'è perché non la tengo io, non la tengo. E allora, vai, andiamo a condividere lo schermo, andiamo a vedere cosa c'è di bello da fare questa sera. Bene, oh, tanta tanta roba, eh. Allora, velocemente, rapidamente, ripeto sempre per chi magari si collega con noi per la prima volta, per quanto riguarda il grafico che vediamo, è il grafico inerente all'allenamento sul Jarvis Magnetic Days. Abbiamo tre linee colorate e nella fattispecie la linea verde si rifà ai watt, quindi la espressione di potenza che applicheremo sui nostri pedali, la linea viola si rifà alla forza, quindi newton metro, e per quanto riguarda la linea blu, quella in basso, si rifà al numero di RPM, quindi la velocità di pedalata. Revolutionary training for amazing performance. Sono Damiano Cunego, ex ciclista professionista. Ho avuto una carriera molto lunga, 17 anni, e ho vinto più di 50 corse. Le più rappresentative sono Giro d'Italia, che è la gara che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, i tre giri di Lombardia, una classica monumento molto importante, l'Amstel Gold Race e molte altre gare in Italia, all'estero, come Giappone, Stati Uniti, due volte la Japan Cup, tre volte il Giro del Trentino, quindi un palmarès molto grande. Oggi mi occupo di preparazione sportiva. Ho deciso di portare tutta la mia esperienza da ciclista professionista nella preparazione. Ho iniziato una importante collaborazione con Magnetic Days. Insieme a loro sto sviluppando dei programmi di allenamento per i miei atleti in modo tale che loro possano migliorare sempre di più e ottenere il massimo da questi strumenti ed riescono anche ad ottenere delle performance sempre migliori. Con Magnetic Days riesco a seguire i miei atleti in maniera più costante, migliore e redditizia. Quindi posso avere atleti molto allenati, poco allenati, magari anche di principianti, e per ognuno di queste persone io, assieme a Magnetic Days, riusciamo a confezionare degli allenamenti fatti proprio su misura. Revolutionary. Revolutionary training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Sono Nico Valsesia. Ciclista di endurance, ho all'attivo 5 race Cross America, la gara in bicicletta più dura al mondo, che parte dalla costa ovest alla costa est degli Stati Uniti per 5.000 km non stop. Oltre a quello, qualche anno fa mi sono inventato questo format From Zero To, partendo dal mare per raggiungere la vetta della montagna che mi sono prefissato. Il prossimo progetto, diciamo quello più ambizioso, quello più grosso, è From Zero to Everest, partendo da Calcutta, 1.300 km in bici, 100 di running e la scalata del Monte Everest. Per questo ultimo progetto, insieme a MD, oltre all'utilizzo del Jarvis, che già uso da parecchi anni, abbiamo strutturato e inventato questa nuova pedivella che si chiama Forza Pura. Consiste in una pedivella che può essere utilizzata in maniera tradizionale oppure indipendente, quindi sbloccata,
che funziona in maniera indipendente, rende la pedalata molto più efficace e soprattutto a livello muscolare sviluppa parecchio la muscolatura sia del quadricipite che del bicipite femorale che dei flessori dell'anca. Revolutionary training for amazing performance. Andiamo a vedere un po' quello che andiamo a costruire. Primi 10 minuti, come sempre, dedicati al riscaldamento leggermente diverso rispetto a quello che normalmente abbiamo visto negli ultimi allenamenti. Dopodiché passiamo subito a questi tre picchi di intensità, primo, secondo, terzo, tre progressioni, e qui cominciamo ad entrare nello specifico per cominciare a portarvi un pochino dentro la filosofia Jarvis, dentro la filosofia Magnetic Days e le belle potenzialità che questo smart trainer ci può regalare, ci può donare. Allora, tre progressioni. L'allenamento che hai fatto, Max. Ci sono gli amici degli scalinatori seriali, ci sono riuscito anche stavolta, ho le mie conoscenze, il regista mi ha buttato dentro, grazie Leo, grazie Andrea che mi ha caricato l'allenamento, saluto gli amici della chat privata, bell'allenamento, continua la presentazione, grazie Max. Bene, ciao Marcello, ci vediamo tra pochissimo. Allora, eravamo rimasti a queste tre progressioni a livello cardiaco molto simili tra loro, quindi arriveremo con un'attività cardiaca diciamo sotto soglia e quindi parliamo di un fondo veloce. E per quanto riguarda la prima, come potete notare il numero di RPM sarà stabile, effettueremo una progressione basata su un incremento di forza, quindi per tutti coloro che non hanno un Jarvis che gli permette di allenarsi ma hanno qualsiasi altro tipo di smart trainer piuttosto che una bicicletta stazionaria, in questa prima progressione il consiglio che do è mantenere il numero di RPM stabili ma incrementando via via i livelli di resistenza, i livelli di forza applicata sul rullo. Per quanto riguarda la seconda progressione effettueremo un lavoro misto, quindi interverremo sulla rimettetemi cortesemente il grafico altrimenti non riesco a spiegare, eccoci qua. Allora, vi dicevo, in questo secondo picco di intensità interverremo su entrambi i parametri della potenza, quindi incremento di RPM, quindi incremento di velocità di pedalata, ma anche incremento di resistenza, quindi consiglio, incrementeremo il numero di RPM, ovviamente sempre occhio allo schermo per vedere a quanto RPM stiamo pedalando, e anche in questo caso leggeri, graduali, progressivi incrementi di resistenza. Per quanto riguarda invece la situazione finale, effettueremo un lavoro basato praticamente esclusivamente sulle RPM, quindi andremo a velocizzare solo ed esclusivamente la cadenza di pedalata effettuando in quel caso una progressione di watt basata appunto sull'incremento di velocità. Per quanto riguarda i successivi tre blocchi di lavoro, effettueremo tre ripetute, anche in questo caso con variazioni di resistenza, variazioni di forza che poi spiegheremo in corso d'opera senza che ci tediamo troppo adesso e ci dilunghiamo troppo nella spiegazione. Per quanto riguarda il defaticamento finale, effettueremo una progressione per chiudere in bellezza e mettere la ciliegina sulla torta e poi una regressione di resistenza sempre a RPM stabili e costanti fino a casa. Ok? Marcello, come sono andato? Io ho già provato i primi 10 minuti. Marcello, ci sei? Ci sono. Eccolo, sta rientrando. Cos'è che ha scritto? Marcello si imbuca. Marcello, ci sei? Sei con noi? Ci sono alla grande. Max, io ho già provato i primi 10 minuti e sono tornato indietro. Bel allenamento, non mi dovevo... Però mi sa che abbiamo un grande... E allora... Ascolta Marcello, io non devo fare altro che fare una bella cosa adesso, devo semplicemente presentare l'ospite e ti dico che con la presentazione di un ospite come quello di questa sera l'emozione sale, perché noi appassionati di ciclismo, insomma, fino a pochissimi anni fa, quando sentivamo questo nome, insomma, l'idea andava a quella di una persona che si sacrifica per la squadra, che si sacrifica per il proprio capitano, che è un vincente, che è un campione. Signore e signori, Alessandro Vanotti stasera è con noi. Vai! Ciao a tutti! Eccolo qui, grande Ale, come stai?
Tutto bene, grazie. Tu? Tutto bene, tutto bene. Lontani ma vicini, come si dice. E allora, raccontaci un po', Ale, da quanto tempo pedali? Ecco, questa è la prima bella domanda che vorrei farti. Da quanto tempo pedali? Cioè, da quanti secoli, da quanti millenni? Da quando avevi 2 anni o andiamo sui numeri relativi? Dici un po'. Praticamente, quando sono nato, mi hanno messo in bici. Oh, e questo ci piace. In breve, praticamente, la mia è una famiglia di ciclisti, perché mio zio Ennio è stato ex professionista fino agli anni 90 e mio papà era un super appassionato, quindi a 6 anni avevamo il team di ragazzini, mi hanno messo in bici e adesso ho 40 anni, sono passati esattamente 34 anni che pedalo. Che roba, che roba. Insomma, signori, parliamo, faccio proprio un excursus veloce, veloce, Ale. 9 giri d'Italia, 5 Tour de France, 5 Vuelta. Ho detto bene? Mi sono documentato bene, Ale? Sì, bravo, esatto. Senti, ma che ricordi hai di tutte queste gare, di tutte queste partecipazioni, di grandi giri? Cioè, parliamo di 20-21 giorni consecutivi in un grande giro. Ma che roba è per noi poveri mortali? Ma allora, io sono passato professionista con delle doti di recupero, le doti erano la forza, resistenza e recupero, quindi più le gare erano dure più andavo forte. E poi da professionista ne ero convinto, però non lo sapevo perché da dilettante non ho mai fatto il Giro d'Italia. E il primo anno prof partecipai al Giro d'Italia e lì sono riuscito a scoprire i miei limiti. E da lì poi è andato molto bene perché ho vestito la maglia azzurra dell'Intergiro, poi mi hanno fatto l'anno dopo regista della squadra e da lì sono diventato uomo dei team. Diciamo che ci hai preso gusto dopo la prima partecipazione. Molto facile, però mi ha aiutato a crescere e a scoprire i miei limiti, tant'è che poi piano piano, subito il secondo anno, ho fatto Giro e Tour. Più tutte le altre corse a tappe minori in giro per il mondo. Bene, bene, bene. Senti, allora passiamo dal passato al presente. E dove ti trovi? Vedo un posto particolare. Dov'è che stai pedalando? Allora, io sono a Bergamo, in provincia di Bergamo, a Romano di Lombardia, presso Pianeta Bici. Ah, ok. Abbiamo allestito una saletta, grazie ai 2 titolari del negozio, una saletta test con l'attrezzatura avanzata Magnetic Days, quindi adesso posso lavorare in tutta tranquillità e dedicarmi anche a queste attività. Certo, certo, ma diciamolo, cioè, oltre al tuo trascorso da pro, Alessandro adesso è un coach, è un allenatore, a 360 gradi. Ti occupi anche di biomeccanica, Ale? Allora, io personalmente no, ovviamente con l'esperienza so cos'è la biomeccanica e dove andare a intervenire, però lascio questo compito a chi è più bravo di me. Collaboriamo con Emilio Bertolasi, che tra l'altro è un fisioterapeuta e allo stesso tempo un biomeccanico, quindi è un vantaggio maggiore per un amatore, per un ragazzino, perché comunque lui fa la visita pratica e poi allo stesso tempo procede con la visita biomeccanica. Quindi, bene, guarda, questa cosa Ale, ti interrompo un attimo, ma ti fa onore, nel senso che spesso e volentieri nel nostro ambiente ci sono i tuttologi, no? Quelli che pedalano, ma fanno i coach, ma fanno biomeccanica, ma fanno i nutrizionisti, ma fanno chi più ne ha più ne metta. Al contrario, la tua filosofia e il tuo modo di pensare mi piace molto, lo sposo anch'io nel mio lavoro da preparatore atletico, proprio per questo motivo è bello creare innanzitutto delle collaborazioni con chi si occupa di nutrizione, con chi si occupa appunto di biomeccanica e quant'altro, quindi tanta tanta roba e è bello, bello sapere che la pensiamo allo stesso modo. Bene, Marcello, che ci dici te? Come va da quelle parti? Allora, la chat è calda, io sono al minuto 12, però torno indietro. Alessandro, devi sapere una cosa, Marcello va avanti, lui si porta avanti con il lavoro, capito come? Cioè, lui già ha cominciato a pedalare.
Ale, a me piace guardarvi mentre sudate, quindi preferisco cioè da, 5 minuti prima e poi guardate. Da buon gregario devo rientrare praticamente, sono indietro. Esatto, dovete rientrare. Bene, allora ragazzi facciamo così, io direi di partire perché tanto sono le 19 meno un paio di minuti e allora ditino puntato sullo start del nostro allenamento, come di consueto facciamo il nostro piccolo countdown in modo tale che tutti coloro che pedalano su Jarvis siano sincronizzati con l'allenamento e allora direi di partire da qui, 3, 2, 1, via! Start, diamo fuoco alle polveri, come si suol dire. E voilà! Allora, io, Max, mi trasferisco nella nostra chat privé e vado a salutare i nostri amici. Quindi vi riporto quelle che sono le domande, sia per te, sia per Ale o i cacciatori che potresti far mancare i nostri amici. Bene. E allora, guarda, io invece faccio un'altra bella cosa. Io condivido il nostro allenamento anche sulla mia pagina Facebook, sempre se riesco, perché mio caro Marcello, tu sei quello tra noi più evoluto, vero? Sei quello più evoluto per quanto riguarda... Eccoci qua, adesso sto entrando nel Magnetic Days Live Training. Ciao ragazzi, saluto subito Claudio Vettorel che saluta, buonasera, ciao a tutti, Paolo Traldi, Luigi Massariello, ciao, ben trovati, e Luciano Cocciolone che non ha tempo da perdere, vuole salutare e dice pronto per il lavoro. Ragazzi, se avete domande per l'ospite di stasera, fatele pure, sarò la vostra voce. Fatevi sotto. Passo. E allora, Alessandro, poi tanto le domande via via, ti riempiremo oggi di domande. Per il momento, altra cosa che vi dico, ogni tanto, magari anche se stiamo parlando, perdonatemi se interromperò i nostri racconti, le nostre cose, ma noi abbiamo sempre un focus, l'allenamento, e quindi ben venga le domande, ben venga tutto, ma poi alla fine dobbiamo restare sempre belli focalizzati sull'allenamento. E quindi quando ci saranno magari dei punti un po' più cicciotti, un po' più salienti, tolgo la parola a chiunque sta parlando e la portiamo l'attenzione sullo schermo. Come sempre vi ricordo a tutti quelli che si stanno allenando con noi, le tre schermate che vediamo, quindi quei tre rettangoli, a cosa si riferiscono? Per quanto riguarda quello centrale, con i numeri bianchi, è lo step di lavoro che stiamo facendo ora. A destra, invece, numeri arancio, scritte arancio, quello che faremo nel prossimo step, quindi tra 20 secondi in questo caso. A sinistra, numeri verdi, quello che sto facendo io. Ok? Training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Sono Damiano Cunego, ex ciclista professionista. Ho avuto una carriera molto lunga, 17 anni, e ho vinto più di 50 corse. Le più rappresentative sono Giro d'Italia, che è la gara che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, i tre giri di Lombardia, una classica monumento molto importante,
l'Amstel Gold Race e molte altre gare in Italia, all'estero, come Giappone, Stati Uniti, 2 volte la Japan Cup, 3 volte il Giro del Trentino, quindi un palmarès molto grande. Oggi mi occupo di preparazione sportiva. Ho deciso di portare tutta la mia esperienza da ciclista professionista nella preparazione. Ho iniziato una importante collaborazione con Magnetic Days. Insieme a loro sto sviluppando dei programmi di allenamento per i miei atleti in modo tale che loro possano migliorare sempre di più e ottenere il massimo da questi strumenti ed riescono anche ad ottenere delle performance sempre migliori. Con Magnetic Days riesco a seguire i miei atleti in maniera più costante, migliore e redditizia. Quindi posso avere atleti molto allenati, poco allenati, magari anche di principianti, e per ognuno di queste persone io, assieme a Magnetic Days, riusciamo a confezionare degli allenamenti fatti proprio su misura. Revolutionary. Training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Sono Nico Valsesia. Ciclista di endurance, ho all'attivo 5 race cross America, la gara in bicicletta più dura al mondo, che parte dalla costa ovest alla costa est degli Stati Uniti per 5.000 km non stop. Oltre a quello, qualche anno fa mi sono inventato questo format From Zero To, partendo dal mare per raggiungere la vetta della montagna che mi sono prefissato. Il prossimo progetto, diciamo quello più ambizioso, quello più grosso, è From Zero To Everest, partendo da Calcutta, 1300 km in bici, 100 di running e la scalata del Monte Everest. Per questo ultimo progetto, insieme a MD, oltre all'utilizzo del Jarvis che già uso da parecchi anni, abbiamo strutturato e inventato questa nuova pedivella che si chiama Forza Pura. Consiste in una pedivella che può essere utilizzata in maniera tradizionale oppure indipendente, quindi sbloccata, e funziona in maniera indipendente, rende la pedalata molto più efficace e soprattutto a livello muscolare sviluppa parecchio la muscolatura sia del quadricipite che del bicipite femorale che dei flessori dell'anca. Revolutionary training for amazing performance. Training for amazing performance.
Revolutionary Training for Amazing Performance. Training for amazing performance. Allora, io stasera non mi sono trattenuto con l'FTP. Se Ale Vanotti voglio dare il meglio di me, domani posto anche i grafici. Chiedo solamente alla chat come avete impostato il vostro Jarvis. A te la parola, Max. Allora, andiamo per la prima progressione. Ma quella relativa alla fase di riscaldamento, eh? Qui abbiamo complessivamente 2 minuti e 40 ancora da percorrere a 90 RPM, dove incrementeremo via via la resistenza, questo ovviamente per chi non ha il Jarvis a disposizione, per far cominciare a crescere un po' l'attività cardiaca. Cominciamo da subito a fare qualcosa di cicciotto. Max, scusami, ti interrompo quando vedo che c'è Simona Di Tommasi dalla chat privé che dice: ciao Marcello, andare retta a Massimiliano, e non aggiungo altro. Riguarda cosa, Max? Guarda, la Simo, secondo me, tra qualche puntata sarà nostra ospite. Che ne dici, Marcello? Grande, grande, grande Simo. Però scannelliamo, eh. Io voglio di far fatica, ho dato su, te lo dico, Max. No, no, la fatica c'è ed è bello così. Anche te hai dato su, ho visto. Bravo. Allora, dicevano, però adesso è sparito... Ale, diceva la mitica squadra dell'Overcamp, che è sempre collegata, c'è sempre. Tra l'altro dobbiamo fare magari una volta un camp da loro, perché sono veramente idoli, che dice che si sentiva poco Ale Vanotti. È tornato, ciao Ale. Ciao, sì, è saltata, non so come mai, comunque sono rientrato. Sono rientrato in gruppo. Stai rientrando? È dietro le ammiraglie. Sono andato a prendere le borracce. Dai, su. Allora, Ale, domandina così secca. La partecipazione al campionato del mondo in maglia azzurra. Sì. Che ricordo hai? Ma è un ricordo indelebile, perché ho inseguito un po' la maglia azzurra e i mondiali, e l'ho saltata un anno o due per infortunio, e poi finalmente è arrivata la convocazione nel 2013 a Firenze in Italia, quindi non potevo chiedere di più. Tra l'altro stavo molto bene, perché ho fatto una grande vuelta, avevamo fatto secondi con Vincenzo Nibali alla vuelta l'ultimo giorno, e poi sono stato convocato per i mondiali crono squadre con la Stana e poi su strada con la nazionale. È stato un mondiale particolare. Vestire la maglia azzurra nei mondiali in casa credo sia entusiasmante. Sì, è un'altra atmosfera. Peccato che la sfortuna ci ha un po' colpiti, se no potevamo giocarci il mondiale. E io comunque sono contento, perché ho fatto una grande prestazione e c'era tanta gente, è stato bello e soddisfacente. Va al di là, la maglia azzurra va al di là di tutto.
Beh, immagino, immagino. Allora, adesso siamo nella fase di riscaldamento a 80 RPM, all'80% di FTP. Stabile, costante, l'attività cardiaca comincia a farsi sentire, eh? Siamo intorno al medio. Allora, è partito il silenzio tombale nella chat, secondo me si stanno impegnando, Max. La progressione l'hanno accusata. E beh, il silenzio tombale vuol dire che stanno tutti lì sotto botta, eh? Esatto, sotto botta è bellissima. Ok, diamo velocità alla pedalata. Diamo velocità ai pedali, 96 RPM, manteniamo lo stesso valore di FTP, quindi parliamo dell'80% di FTP. Cioè, prima abbiamo lavorato 80 RPM, quindi bassa cadenza di pedalata, adesso manteniamo la stessa potenza, ma vascolarizziamo, quindi togliamo un po' di resistenza e aumentiamo la velocità ai pedali. Cinque secondi ancora così, eh? Aspetta che c'è quando andremo a gestire l'ultimo step, quei due minuti che vedete a destra, 5 punti percentuali in più di FTP a 90 RPM. Allora Simona Di Tommasi ha recuperato, sta scrivendo all'impazzata e dice avvisatemi per tempo così rifaccio la tinta ai capelli. Faceva riferimento al tuo invito. Cioè. Te la immagini Simo con noi, Marcello? Ma guarda, tu fai quell'effetto lì, appena le inviti a cena o ad allenamento, si tirano a lucido. Vai, ultimi due minuti. 85% di FTP a 90 RPM. E poi recuperiamo, dai. Ale, Ale. Ale, come stai? Ah, tutto bene. Tutto bene. Perché comunque sono schematicamente perfetti gli allenamenti con l'MD. Ti dà la possibilità di gestirti molto bene. E poi è anche importante bere piccoli sorsi frequentemente durante la seduta. Certo, certo, mi trovi d'accordo. Senti Ale, riscaldamento per la gara, non tanto per i grandi giri, ma per le classiche. Che tipo di riscaldamento facevi al mattino? Qualcosa di diverso oppure era sempre lo stesso? Ma riscaldamento per le classiche sono talmente lunghe come chilometraggio. E io non curavo molto perfetto qua, perché riuscivo, è un po' anche una questione mentale la partenza di una gara. La testa fa tanto, dipende se soprattutto pronti via, c'è cioè una sanità o una linea da affrontare, allora devi essere caldo. Però mentalmente è una cosa che superavo anche senza riscaldamento. Poi ovviamente è arrivata la moda un po' del riscaldamento prima e dopo, anche se è una moda che funziona, cioè ha il suo effetto, è importante farla e vediamo che tanti campioni più che all'inizio lo fanno dopo come defaticamento. Ma il riscaldamento. Allora, pedalata libera, abbiamo 90 secondi di recupero, riportiamo il cuore verso il basso per quanto portiamo, FTP al 40%, quindi libero i pedali, libero la resistenza, alleggerisco il rapporto e mi godo questi 90 secondi di relax. Prima hai detto una cosa sacrosanta, Alessandro, preparazione mentale, perché il riscaldamento vuole essere anche una preparazione, un
accendere il focus, accendere comunque l'attenzione verso la gara, verso la competizione. Utilizzavi qualche tecnica particolare? Sì, usavo la respirazione diaframmatica, perché ricordiamoci che il diaframma è il muscolo, è il motore del ciclista, quindi va allenato, deve essere più elastico possibile, e quindi le respirazioni autogestite, comunque in autoconcentrazione, facevano il modo di abbassare l'ansia, partire più cauti, concentrati, e allo stesso tempo avere il diaframma pronto per lo sforzo. Valeva più. Ok, scusatemi se vi interrompo. Allora, partiamo da qui con la prima progressione. Come potete leggere in basso, è una progressione a carico Newton, quindi a carico forza. Andremo ad incrementare via via la resistenza applicata ai pedali, ok? Manterremo costante il numero di RPM, 90 in questo caso. Allora, Max, io saluto gli amici degli scalenatori seriali e quelli di Magneti Days, pagina ufficiale, mi sposto nel club privé. Grazie ragazzi per essere stati qui con noi. Io continuo l'allenamento, ho delle domande private da fare ad Ale Vanotti che poi vi riporto. La prima domanda... Eri sposato durante il Tour de France? Perché ho delle domande da farti. Non ti sento. Grande. E allora approfittiamo per salutare gli scambiatori seriali. Aspetta che voglio vedere se è staccato. No, dicevo, Ale, il Tour de France sì. L'hai fatto da sposato o da single? Il primo... I primi tre da single. Ok, devo farti delle domande dopo al riguardo. Devo farti delle domande quando siamo a fine allenamento, quindi torniamo da Max. Vai, vai, testa bassa e pedalare, raga. Ultimi due minuti di progressione. Siamo sempre a 90 RPM, ma ricordo tutti quelli che non pedalano su Jarvis di incrementare a piccole dosi la resistenza. Mancano 1 minuto e 45 secondi al termine della prima progressione. Continua ad incrementare resistenza a piccole dosi, poco alla volta. Questa volta io, forse ho esagerato. Ragazzi della chat privé, sono tutti in silenzio, rigoroso. Non dico niente. L'altra volta scrivevano di più, Max. Senti Ale, domanda a bruciapelo. Sì. FTP attuale, quanto hai? Guarda, ultimamente non è... Attualmente non so dirtela perché sto seguendo tanto i ragazzi, la gente che allena, quindi mi dedico all'interno. È stata carina come risposta. Dico veramente una risposta diplomatica. Marcello non l'ha detta per non farci sfigurare. Bravo! No, perché comunque gli opponent di sempre rimangono, gli avversari di sempre rimangono e sono in ascolto. Vero Ale? Mando un messaggio sulle FTP. Esatto. Vai, ultimi 15 secondi, via, via, via. Continua a stringere resistenza. Grande lavoro, ultimi metri. Ok, libera le gambe, due minuti di relax. Vediamo. Grandi. E allora? Bevete durante le pause. Grande, grande. Posso in ritardo io sto giro di qualche secondo, purtroppo. Senti Ale, mentre stiamo recuperando un po' e abbiamo il cuore che scende un pochino e siamo un po' più liberi, la domanda è questa. Cosa si prova
durante un grande giro, quando il capitano comunque organizza un attacco, si organizza una strategia, e comunque dall'ammiraglio arrivano degli ordini, arrivano ovviamente dei comandi tramite l'auricolare, e che tipo di adrenalina si respira, come, che tipo di emozioni si provano in quel frangente? Ma quando si punta a vincere un grande giro la tensione è alta, e poi le riunioni tecniche sul pullman prima della partenza poi devono anche essere confermate su strada, se tutto va certo. Bene, secondo i piani. Ovviamente la radiolina serve per cambiare piano, serve a soccombere delle lacune durante la gara se succede qualcosa, però ti aiuta perché ti dà una motivazione in più, però tu devi essere presente e svolgere il lavoro che ti dicono, tipo fare un'azione di forza non è per niente facile, e in quel caso lì bisogna usare la testa, perché tra compagni deve esserci una sintonia non indifferente. Mamma mia, deve essere stupendo, guarda, fantastico. Allora, ultimi 3 secondi e partiamo per la seconda progressione. Leggete in basso a sinistra, seconda progressione a carico misto. Qui incrementeremo il numero di RPM, guardate un po' al centro, vedete 85, 87, 88, quindi un incremento graduale progressivo dell'RPM abbinato anche ad un leggero graduale progressivo incremento di resistenza. Sempre occhi puntati al numero del RPM. Training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Sono Damiano Cunego, ex ciclista professionista. Ho avuto una carriera molto lunga, 17 anni, e ho vinto più di 50 corse. Le più rappresentative sono Giro d'Italia, che è la gara che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, i 3 giri di Lombardia, una classica monumento molto importante, l'Amstel Gold Race e molte altre gare in Italia, all'estero, come Giappone, Stati Uniti, 2 volte la Japan Cup, 3 volte il Giro del Trentino, quindi un palmarès molto grande. Oggi mi occupo di preparazione sportiva. Ho deciso di portare tutta la mia esperienza da ciclista professionista nella preparazione. Ho iniziato una importante collaborazione con Magnetic Days. Insieme a loro sto sviluppando dei programmi di allenamento per i miei atleti in modo tale che loro possano migliorare sempre di più e ottenere il massimo da questi strumenti ed riescono anche ad ottenere delle performance sempre migliori. Con Magnetic Days riesco a seguire i miei atleti in maniera più costante, migliore e redditizia. Quindi posso avere atleti molto allenati, poco allenati, magari anche dei principianti, e per ognuno di queste persone io, assieme a Magnetic Days, riusciamo a confezionare degli allenamenti fatti proprio su misura. Revolutionary.
Evolutionary Training for Amazing Performance. Revolutionary Training for Amazing Performance. Sono Nico Valsesia. Ciclista di endurance, ho all'attivo 5 race Cross America, la gara in bicicletta più dura al mondo, che parte dalla costa ovest alla costa est degli Stati Uniti per 5.000 km non stop. Oltre a quello, qualche anno fa mi sono inventato questo format From Zero To, partendo dal mare per raggiungere la vetta della montagna che mi sono prefissato. Il prossimo progetto, diciamo quello più ambizioso, quello più grosso, è From Zero to Everest, partendo da Calcutta, 1300 km in bici, 100 di running e la scalata del Monte Everest. Per questo ultimo progetto, insieme a MD, oltre all'utilizzo del Jarvis che già uso da parecchi anni, abbiamo strutturato e inventato questa nuova pedivella che si chiama Forza Pura. Consiste in una pedivella che può essere utilizzata in maniera tradizionale oppure indipendente, quindi sbloccata, e funziona in maniera indipendente, rende la pedalata molto più efficace e soprattutto a livello muscolare sviluppa parecchio la muscolatura sia del quadricipite che del bicipite femorale che dei flessori dell'anca. Revolutionary Training for Amazing Performance. Revolutionary Training for Amazing Performance. Sono Damiano Cunego, ex ciclista professionista. Ho avuto una carriera molto lunga, 17 anni, e ho vinto più di 50 corse. Le più rappresentative sono Giro d'Italia, che è la gara che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, i tre giri di Lombardia, una classica monumento molto importante, l'Amstel Gold Race e molte altre gare in Italia, all'estero, come Giappone, Stati Uniti, due volte la Japan Cup, tre volte il Giro del Trentino, quindi un palmarès molto grande. Oggi mi occupo di preparazione sportiva. Ho deciso di portare tutta la mia esperienza da ciclista professionista nella preparazione. Ho iniziato una importante collaborazione con Magnetic Days. Insieme a loro sto sviluppando dei programmi di allenamento per i miei atleti, in modo tale che loro possano migliorare sempre di più e ottenere il massimo da questi strumenti ed riescono anche ad ottenere delle performance sempre migliori. Con Magnetic Days riesco a seguire i miei atleti in maniera più costante, migliore e redditizia. Quindi posso avere atleti molto allenati, poco allenati, magari anche di principianti, e per ognuno di queste persone io, assieme a Magnetic Days, riusciamo a confezionare degli allenamenti fatti proprio su misura. Revolutionary. Revolutionary Training for Amazing Performance. Marcello, ci sei? Sono, guarda, sto faticando più del previsto, ho dato solo FTP, mi sto dando del coglione da solo. Però... Fatichi a bestia. Fatico a bestia sto giro, però io avrei delle domande per... Per Ale, anch'io, cioè, dopo... Vai, vai! Ale, tu hai detto sì. Che i primi tre Tour de France eri single, giusto? Fidanzato. Ah, eri fidanzato i primi tre? Sì. E dopo no? Dopo sposato? E gli ultimi due sposato, sì.
Ok, stavo guardando infatti i tuoi piazzamenti. Sei andato meglio da sposato, eh? Vero, perché dopo tanti anni trovi l'equilibrio che ti consente di andare anche più forte in bici. Oh, devo dire che c'è sempre la risposta pronta, Ale. È vero? Cioè, la moglie era segnata dalla vita che fai. Gioca in difesa. È pronto, è diplomatico, te l'ho detto, Marcello. È diplomatico. Ma adesso anche la carriera da coach ci sta tutta. Ale, tra i tuoi coach, scusami, tra i tuoi allievi, c'è qualcuno che ha sposato totalmente l'indoor e passa l'inverno in casa? O sono l'unico, giusto per sapere? Ma allora, diciamo che causa Covid alcuni hanno sposato questa tipologia di allenamento, però è anche vero che dipende molto dal tempo che si ha, da che lavoro uno svolge e dove vive, in base al freddo che c'è. Questo ti stimola a fare l'indoor. Ovviamente adesso con l'evoluzione delle app, dello smart training e tutto quant'altro, porta di più a lavorare all'interno. Però devo dire che tanti fanno un bel blocco di lavoro d'inverno tutto indoor, e grazie a questa tipologia di allenamenti poi si vedono i risultati su strada, perché mi accorgo, perché quando esco con loro noto una differenza incredibile. Sono d'accordo con te, aggiungo l'ultima cosa, poi vado a vedere in chat. Io questa cosa qua l'ho detta a mia moglie oggi in pausa pranzo, l'ho detto: ma sai che non riesco più a partire freddo in bici come un tempo? Non ho più voglia. E mi ha detto: perché stai invecchiando. Ma mi ha risposto così, mi ha tagliato le gambe. Invece la tua risposta è più diplomatica, vedi? Dai raga, ultimi 20 secondi e chiudiamo il secondo capitolo. Ale, ale, ale. Diciamo che farlo in gruppo. 10 secondi. 5, 3, 2, 1, ole. 2 minuti di relax. Ti senti? Ah, bene, bene. Sì, Ale, parla forte. No, dicevo che pedalare in gruppo indoor comunque ha il suo perché, ti aiuta, lo fai ancora più volentieri, sei stimolato ancora di più, quindi è un'ottima soluzione per tutti. Ed è il motivo per cui mi imbuco. Io sto in compagnia. Qui è l'imbucato seriale. E mi faccio l'allenamento in compagnia. In cambio del lavoro di segretaria di Max. Senti Marcello, ma perché non convochiamo anche Alessandro Vanotti nel raduno che faremo a fine allenamenti, quindi fine marzo, la prima settimana di aprile? Assolutamente sì, sei tu qua il capobranco, falli tu l'invito, io semplicemente segno i nomi di tutti gli invitati. Hai fatto sempre te l'invito, tu oramai è compito tuo. Io segno i nomi perché Marcos Bragi deve offrire da bere, quindi non vorrei che finisse il vino, e quindi mi segno da parte i nomi di tutti i partecipanti. Ale deve assolutamente venire, Ale, a fine dei 40 allenamenti di Max, che avremo una gamba, che caveremo tutte le vecchiette della ciclabile, facciamo un mega raduno, sarà quasi una gran fondo, con partenza dalla sede Magnetic Days. Tu devi assolutamente essere nostro ospite. Stiamo facendo due squadre, la mia contro quella di Max. Io dalle mie file ho Damiano Cunego, volevo te. Hai capito? Si prende di meglio, bravo, bravo. Scusa. Vai, allora, focalizzate l'attenzione sull'allenamento. 70 RPM, partiamo da qui. Poco più di 4 minuti, via. 70 RPM, partiamo a bassa frequenza di pedalata.
questa sarà progressione a carico RPM, quindi incrementeremo solo la velocità. Dimmi quando parti che ero indietro di 20 secondi. Sei partito? Sì, sì. Allora vado avanti. 4 minuti per noi. Ok, ok. Perché ero in ritardo rispetto a voi. Prendo anche Claudio Vettorel che si sta allenando come un matto tra la mia squadriglia. Ma te li stai capando tutti buoni, scusa, a me chi lasci? Facciamo almeno parodistro, come si faceva nelle partite di pallone da bambini. Io controllo chi si allena davvero. Claudio Vettorel è sempre in prima fila. Chi è che si sta allenando bene adesso? Nella chat di gruppo scrivetelo. Passo, Max. Vai, siamo al 76 RPM ora, eh? Forza costante, quindi rapporto costante, incrementiamo via via la velocità. Ovviamente partiamo da una resistenza carina, eh? Non dobbiamo partire da zero. A livello cardiaco ci dobbiamo comportare né più né meno come la prima e la seconda progressione. Claudio Vettorel è in nomina discesista. Scusa, vai pure, Ale. Quando le sai che Claudio Vettorel, Marcello, vinse il primo criterio di downhill e quindi fu il primo campionato italiano di downhill. Grande Claudio, sei dei miei. Dicevi, Ale, che quando la progressione a carico di RPM, quando iniziano da 60, 70, basse, quando è bassa, è importante concentrarsi sul tessuto addominale, quindi restare contrarre gli addominali e restare belli composti e riuscire a trasmettere bene la forza sui pedali facendo anche un ottimo gioco di caviglie. Quindi non lasciare... Ottima, ottima! Interpretazione, ottimi consigli. Hai capito perché mi imbuco? Per queste cose. Allora, bravo Ale, e mi fa piacere che tu l'abbia data dopo i 20 minuti di condivisione tra tutti, perché i miei opponenti mi controllano, quindi se devi dare consigli, dalla nella chat privé, grazie. No, mi controllano davvero, Cioè, sì, quindi bisogna concentrare gli addominali, la caviglia, il movimento della pedalata e fare una respirazione medio-lunga, non corta. Quindi deve essere tutto collegato, diciamo. Vai, ultimi 60 secondi, via. Siamo a 90 RPM. Via, via, via. 92 RPM. Ale, tra i tuoi principali allievi, che gare solitamente fanno? Cosa? Tra i tuoi allievi, tra i ragazzi che tu segui, che alleni, che gare ti chiedono di preparare? Cioè, cosa sono? Ciclisti del mondo, criterium, fixed, triatleti? Ma diciamo che adesso il ciclismo è molto, la mentalità si è molto aperta e quindi c'è chi fa sia strada che mountain bike, chi fa triathlon, ma l'importante è porsi degli obiettivi, raggiungerli gradualmente, impostare la stagione, che è il problema attuale. Quindi il coach serve anche in questo momento di difficoltà, dove il periodo non è dei migliori, e allo stesso tempo bisogna fare un passo alla volta, analizzare bene con loro dove vogliono migliorare e migliorare i loro aspetti, le loro lacune, i loro difetti in bici, ecco. E poi di conseguenza migliora tutto. Quindi arrivare all'appuntamento
soffrendo il meno possibile e divertirsi, per cercare di divertirsi il più possibile. È fondamentale. Bene, bene, dai, in fase di recupero. Ricordiamoci sempre di bere frequentemente, piccoli sorsi, ma frequentemente. Bravo. Allora, abbiamo terminato quei primi tre picchi di intensità, quelle tre progressioni, dove abbiamo visto tutti gli aspetti della potenza. Adesso stiamo recuperando e ci prepariamo per i successivi blocchi di lavoro. Consiglio che do a tutti coloro che non hanno Jarvis e quindi non hanno un allenamento pilotato direttamente dall'app, consiglio che vi do: osservare sempre sul lato destro numeri arancio per vedere cosa ci aspetta nel settore successivo. In questa prima parte avremo 2 minuti all'80% di FTP. Le pedalate devono essere libere, quindi cercate la vostra frequenza di pedalata naturale. Ok? Se uno ha 90 RPM, come saranno le mie orientativamente, si mantiene intorno a quel valore, raggiungendo ovviamente l'80% di FTP, incrementando la resistenza del proprio rullo, della propria bici stazionaria. Per tutti gli altri, per tutti coloro che hanno il Jarvis, lo smart trainer è già programmato, quindi nessuna spiegazione. Visto che avete il link per partecipare gratuitamente a quel gioco. Ok, allora partiamo da qui, 2 minuti, pedalate libere, io mi mantengo intorno alle 90 RPM perché quella è la mia frequenza di pedalata naturale, a raggiungere l'80% di FTP. Cominciate ad osservare sul lato destro del monitor cosa ci attende tra 90 secondi, quindi avremo 1 minuto al 95% di FTP, quindi cominciamo a lavorare sotto soglia, ma sarà solamente 1 minuto, eh? Revolutionary training for amazing performance. Sono Damiano Cunego, ex ciclista professionista. Ho avuto una carriera molto lunga, 17 anni, e ho vinto più di 50 corse. Le più rappresentative sono Giro d'Italia, che è la gara che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, i 3 giri di Lombardia, una classica monumento molto importante, l'Amstel Gold Race e molte altre gare in Italia, all'estero, come Giappone, Stati Uniti, 2 volte la Japan Cup, 3 volte il Giro del Trentino, quindi un palmarès molto grande. Oggi mi occupo di preparazione sportiva. Ho deciso di portare tutta la mia esperienza da ciclista professionista nella preparazione. Ho iniziato una importante collaborazione con Magnetic Days. Insieme a loro sto sviluppando dei programmi di allenamento per i miei atleti in modo tale che loro possano migliorare sempre di più e ottenere il massimo da questi strumenti ed riescono anche ad ottenere delle performance sempre migliori. Con Magnetic Days riesco a seguire i miei atleti in maniera più costante, migliore e redditizia. Quindi posso avere atleti molto allenati, poco allenati, magari anche dei principianti, e per ognuno di queste persone io, assieme a Magnetic Days, riusciamo a confezionare degli allenamenti fatti proprio su misura. Revolutionary.
Revolutionary training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Sono Nico Valsesia. Ciclista di endurance, ho all'attivo 5 race Cross America, la gara in bicicletta più dura al mondo, che parte dalla costa ovest alla costa est degli Stati Uniti per 5.000 km non stop. Oltre a quello, qualche anno fa mi sono inventato questo format From Zero To, partendo dal mare per raggiungere la vetta della montagna che mi sono prefissato. Il prossimo progetto, diciamo quello più ambizioso, quello più grosso, è From Zero to Everest, partendo da Calcutta, 1300 km in bici, 100 di running e la scalata del Monte Everest. Per questo ultimo progetto, insieme a MD, oltre all'utilizzo del Jarvis che già uso da parecchi anni, abbiamo strutturato e inventato questa nuova pedivella che si chiama Forza Pura. Consiste in una pedivella che può essere utilizzata in maniera tradizionale oppure indipendente, quindi sbloccata e funziona in maniera indipendente, rende la pedalata molto più efficace e soprattutto a livello muscolare sviluppa parecchio la muscolatura sia del quadricipite che del bicipite femorale che dei flessori dell'anca. Revolutionary training for amazing performance. 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 Intanto chat privé stanno facendo le squadre. Claudio Vettorel ti consiglia di prendere la Simo. E andiamo.
Sì, ma oh, quella la prendo io, perdonami Marcello, se no tu fai la squadra troppo forte, dai. No, infatti, poi non lo faccio mica per vincere, Max. Cioè. No, no, immagino. Cioè, non lo faccio, mi piace stare in compagnia. Va bene, allora la scimo la diamo a Max. Ok, ok. Luigi Massa. Senti, Ale, domanda tecnica. Nel tuo palmarès 2013 leggo Milano-Sanremo. Che roba è arrivare sul poggio? Che roba è 300 chilometri di gara? Ma sono sincero, la Milano-Sanremo è bella da vedere in TV più che correrla, perché è particolare, si decide tra le tante ore in bici, fa un po' impressione il chilometraggio, ma passa molto velocemente perché si va forte, dipende molto anche dal vento, se è contrario o è favorevole, e l'adrenalina è altissima, cioè l'adrenalina aumenta piano piano fino a quando si arriva alla cipressa, e da lì in poi è qualcosa di magico, senti la corsa che si trasforma. Vai avanti con la pelle d'oca! Abbastanza, sì, ha un fascino incredibile. Viverla è una bella esperienza, diciamo. Ragazzi, ultimi 30 secondi al 95% del FTP, circa 80 RPM. Ultimi 15 secondi. Ale, che poi torniamo a pedalare all'80% di FTP. Dai, ultimi metri. Ale, 5, 3, 2, 1. Via. Pedalata libera. 80%. Viviamola come recupero parziale. Sono dure queste, eh? Parlo con la chat privé, sono dure? Eh sì. State sudando. Vecchio. Bravi. Brava la chat privé. Ale, terminata una gara, una classica. E hai le tue emozioni, i tuoi pensieri. Qual è il primo pensiero che avevi terminata una gara? Finita una classica? Sì, in modo c'è differenza, no? Perché nei grandi giri magari sei già focalizzato al giorno dopo, mentre invece nella classica no. Allora, classica è importante, nelle corse tappe è importante staccarsi, trovare un equilibrio incredibile tutti i giorni. Ovviamente la classica è tutto concentrato e l'importante è la concentrazione, perché in alcuni punti di alcune classiche si rischia in alcuni punti, ecco. Quindi la prima cosa di nuovo è... scusami Ale, un minuto al 95% del FTP, circa 95 RPM. Ale, perdonami Ale, ma te l'avevo detto. È che qui i blocchetti dell'allenamento si susseguono rapidamente. Dai che poi recuperiamo per 3 minuti. Sì, Ale. Un lavoro così concentrati fa sempre la differenza, che farlo non concentrati. Ale, ma sai che emozione è per me e Marcello averti con noi? Sì? Puoi immaginarlo? No. È tanta roba. Ti ero emozionato quando ero venuto io, Max. Dai, ultimi 10 secondi. Faccio il diplomatico, Marcello. Bello lui, dai. Ole, 3 minuti di relax. Recuperiamo per bene, eh? Bravi ragazzi. Allora, dalla chat stanno sudando e dicono belle intense. Siamo qua per far fatica tutti insieme. Bravi. Vero. Allora Ale, ti dico solo questo e poi rilascio la parola perché devo rifiatare, perché ho esagerato. Allora, io ero quello della puntata zero, cioè, sai, quello
i test, no? Se non funziona, fa lo stesso. Ma chiesto solamente cosa ho fatto. Qui tutte le altre domande non ci sono state. Con te invece c'è il bigliettino, c'è il post-it. Scrive cosa deve fare. C'è tutti i post-it attaccati allo schermo. Hai capito? Certo. Che post-it? Chi lo vede? Ho un foglio A4 a lettere pubblicitarie. Oh, raga, ho 52 anni io. E guarda che cuore da ragazzino che hai. Bravo, e lo sai. Comunque, oh, non c'è trippa per gatti. Quando faremo il nostro raduno, vedrai che... Ale, scusa, Claudio Vettorel chiede, per Ale, con quale capitano ti sei trovato più a tuo agio? Bello, bello. Ma sicuramente... con Nibali, perché ovviamente l'ho trovato in Liquigas nel 2007 e siamo cresciuti insieme e quindi è quello che avevo più sintonia di tutti, perché poi in corsa bastava uno sguardo, ci capivamo al volo su qualsiasi situazione e questa è stata una bella storia, diciamo. Perché poi i capitani si abituano ai propri amici gregari e se li portano dietro anche nelle altre squadre, solitamente. Cioè preferiscono avere le spalle coperte da chi conoscono bene, no Ale? Ma io quando l'ho conosciuto avevo già, ovviamente avendo 4 anni in più di lui, avevo più esperienza, ci siamo trovati in camera e il compito era quello di seguirlo negli allenamenti, nelle gare, fare il suo programma di crescita. E sono stato 10 anni con lui, abbiamo vinto quello che tutti sanno e è stata una soddisfazione personale non indifferente, e tant'è che ancora oggi comunque pedaliamo, ci proviamo, ci confrontiamo, va al di là dal ciclismo, ecco. Non è facile, però noi ci siamo riusciti. Assolutamente. Spettacolare. Grandi, allora ultimi 5 secondi di relax e poi di nuovo testa bassa e pedalare. Eccoci qua, andiamo al medio, quindi attività cardiaca che si porta intorno al medio, a ritmo naturale. Per me il ritmo naturale sono, ve l'ho detto, circa 90 RPM, quindi manterrò quella cadenza di pedalata. Senti Ale, domanda sul presente, parlaci un po' del tuo Vanotti Cycle Camp. Allora, Vanotti Cycle Camp è stata fondata nel marzo 2017 con lo scopo di organizzare training camp per gli amatori, per gli appassionati di ciclismo in varie regioni d'Italia, e allo stesso tempo facciamo team building, incentive per le aziende, che è molto importante, perché il ciclismo è molto parallelo alla vita del ciclista, di un team professionistico, molto parallelo a un'azienda, quindi creiamo una atmosfera, un'inserzione tra le due aziende. E poi niente, abbiamo questa sala test a Romano di Lombardia presso Pianeta Bici, con cui abbiamo un ottimo rapporto e cerchiamo di far crescere i giovani, gli amatori, portare la mia esperienza il più possibile con una mentalità nuova. Bene, 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 ottimo. Te l'ho detto, guarda, veramente mi piace il tuo modus operandi. Cioè, veramente una strategia nuova per certi aspetti, perché il ciclismo poi è stato sempre radicato su magari credenze più vecchie, più antiche, no? Quindi uscire fuori da quella zona di comfort e creare qualcosa di nuovo non è poi così semplice. No, poi l'amatore adesso, l'appassionato di ciclismo, è molto preparato, evoluto rispetto a anni prima. Però devo dire che ascoltano e prima magari di fare una preparazione su misura
vedo altre lacune, lavoro su quelle, prima o poi si inizia la preparazione. Quindi è importante farsi seguire per migliorare, divertirsi con il giusto equilibrio tra lavoro, famiglia, casa e quant'altro. Oh, vi interrompo un attimo, abbiamo 2 minuti, sempre a ritmo naturale, ma sotto soglia, quindi per chi non ha il Jarvis, incrementate la resistenza mantenendo la vostra pedalata naturale. Ce ne andiamo sotto soglia, quindi al fondo veloce. Mi fa ridere quando dici sotto soglia naturale. Capisco che sia un gergo tecnico, però di naturale a far fatica c'è poco. Ma no, naturale per le RPM, Marcello. Lo so. Però mi fa ridere tutte le volte che lo leggo e dico, ma naturale di che? Bello lui. Guarda che cuore, va. Il mio è falsato perché parlo, ragazzi. Io ho 175. No, fermati. Non esagerare, Max. Allora, Un occhio a destra, numeri arancio. 1 minuto al 100% di FTP, quindi 1 minuto in soglia. Madonna, se è dura questa. Oh, sento le gambe che mi scoppiano. Tanta roba, eh. Vai, 10 secondi. E incrementiamo un po'. Ale. Mi raccomando la respirazione. Via, 1 minuto. Ale. Controlla la respirazione, Marcello. Sto respirando. No, devo dire che Ale è un tecnico, si vede. Ale, 30 secondi, via. Ricorda di bere, di respirare, il diaframma. Non fate respiri corti, imparate a farli più lunghi. E non velocemente. Ale, 15 secondi. Dai che poi recuperiamo, via. 10 secondi, 5, 3, 2, 1, olè, relax. Vera, però. Vera. Allora, Luigi Massariello aggiunge cuore telecomandato, quello di Max. Grazie Luigi. Grande Luigi. Non farmelo montare su che ha ancora 35 allenamenti, penso, da fare. Vero Max? Marcello, ho un obiettivo. Passarti durante il nostro raduno ad aprile, passarti ad ascoltare la radio in salita. Ok, porterò uno stereo, è presente quei stereo anni 80, quelli grandi, lo metto sul manubrio della bici e ti passo così a tutto volume. Guarda, adesso a parte che te sei un atleta, hai un motore, la Madonna, si vede dal tuo cuoricino, però devo dire che in questo momento sono talmente tanto grasso che mi supererebbe anche la vecchietta in salita. Ale, devi seguire, Ale. No, allora, Alessandro, dagli qualche consiglio per perdere qualche chiletto, dai. Ma sicuramente l'inverno, le prestazioni d'estate si costruiscono d'inverno, quindi bisogna saper lavorare in modo molto graduale, avere molta perseveranza, pazienza e non superare, fare un gradino alla volta, non farne uno dopo due e saltarli. È importante poi lavorare anche sul fondo a ritmo lento e cercare di
curare un po' l'alimentazione, e tutto questo ti porta a dimagrire piano piano col giusto equilibrio sempre. Raga, vi interrompo, allora 74 RPM, andiamo di nuovo al medio, ma facciamo un lavoretto basato sulla resistenza, sulla forza, quindi bassa frequenza di pedalata, alti livelli di resistenza. Posso iniziare la dieta a gennaio, Ale, visto che siamo vicino a Natale? Comincio a trovare le scuse. È tardi. Cosa? Si può iniziare la dieta a gennaio, che siamo vicino a Natale? Sì, puoi farlo, sposti gli obiettivi. Non so se sei pronto per il camp di aprile dopo, però, Dici che ci vuole di più? Posto a maggio. Maggio è il primo grande appuntamento. Bravo. Già hai spostato tutto. Cioè, sei disposto a spostare la data del nostro raduno? Ma c'è il tempo, Max, lo faccio per il tempo, non lo faccio per la mia forma. Ah, ok, lo fai anche per me. Esatto. A maggio il mondo è bello, cantavano. Bravo, qua è dura, Max. Oh, Max, stai incrementando, l'intensità degli allenamenti. Certo, scusa, E che facciamo? Pettiniamo le bambole. Bravo. Comunque ale, dai. È la mia prima diretta, Ma guarda, stai andando alla grande, Ale. Mi avete convinto. Tieni testa con la diplomazia. Anche a Marcello, allora hai vinto. Qua vale il discorso di prima, composti, gioco di cabina. Dai raga, dai. 90 secondi sotto soglia, 80 RPM. Espirate bene, lunghi. Claudio Vettorel questa volta fuori giri, non so abbia accusato. Grande Claudio! Non mollate ragazzi, voi del testa chat. Bassa e pedalare, via. Dai che ce lo siamo quasi portati a casa, Respirare bene e correttamente aiuta anche a produrre meno acido lattico, Quindi pensate sull'economia di una gran fondo. Cosa vuol dire? Cosa significa respirare bene? Hai usato un termine stupendo, l'economia, cosa che molti non riescono neanche a comprendere. Ma non è facile, Fare un lavoro in salita o sul rullo è più difficile farlo con una respirazione adeguata. Vai raga, ultimo minuto. Ale. Però si vede da qua che Ale era uno da grandi giri. Soglia con ritmo, 90 RPM, via. Ale. Valore di soglia, 100% del FTP. Io ho la gamba piena. Vai. Vai che poi si recupera. 30 secondi. Via. Vai raga. Ale. Meno 20. Meno 10, 5, 3, 2, 1, olè, relax, però, che roba. Bravo Max, bello allenamento questo, molto bello. Le gambe cotte. Allora,
Mi sento un po' come se stessi in sala travaglio, Marcello, come mai? Ho esagerato, bravo. Bravo. Grande. Revolutionary training for amazing performance. Sono Damiano Cunego, ex ciclista professionista, ho avuto una carriera molto lunga, 17 anni, e ho vinto più di 50 corse. Le più rappresentative sono Giro d'Italia, che è la gara che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, i tre giri di Lombardia, una classica monumento molto importante, l'Amstel Gold Race e molte altre gare in Italia, all'estero, come Giappone, Stati Uniti, due volte la Japan Cup, tre volte il Giro del Trentino, quindi un palmarès molto grande. Oggi mi occupo di preparazione sportiva. Ho deciso di portare tutta la mia esperienza da ciclista professionista nella preparazione. Ho iniziato una importante collaborazione con Magnetic Days. Insieme a loro sto sviluppando dei programmi di allenamento per i miei atleti in modo tale che loro possano migliorare sempre di più e ottenere il massimo da questi strumenti ed riescono anche ad ottenere delle performance sempre migliori. Con Magnetic Days riesco a seguire i miei atleti in maniera più costante, migliore e redditizia. Quindi posso avere atleti molto allenati, poco allenati, magari anche di principianti, e per ognuno di queste persone io, assieme a Magnetic Days, riusciamo a confezionare degli allenamenti fatti proprio su misura. Revolutionary. Revolutionary training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Sono Nico Valsesia. Ciclista di endurance, ho all'attivo 5 race Cross America. La gara in bicicletta più dura al mondo, che parte dalla costa ovest alla costa est degli Stati Uniti per 5.000 km non stop. Oltre a quello, qualche anno fa mi sono inventato questo format From Zero To, partendo dal mare per raggiungere la vetta della montagna che mi sono prefissato. Il prossimo progetto, diciamo quello più ambizioso, quello più grosso, è From Zero to Everest, partendo da Calcutta, 1300 km in bici, 100 di running e la scalata del Monte Everest. Per questo ultimo progetto, insieme a MD, oltre all'utilizzo del Jarvis che già uso da parecchi anni, abbiamo strutturato e inventato questa nuova pedivella che si chiama Forza Pura. Consiste in una pedivella che può essere utilizzata in maniera tradizionale oppure indipendente, quindi sbloccata, e funziona in maniera indipendente, rende la pedalata molto più efficace e soprattutto a livello muscolare sviluppa parecchio la muscolatura sia del quadricipite che del bicipite femorale che dei flessori dell'anca. Revolutionary training for amazing performance.
Revolutionary Training for Amazing Performance. Training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Revolutionary training for amazing performance. Mi avete fatto sudare oggi, eh? Ma va là. Te, Ale. Avrei impostato 150, Ale, ma chi ci crede? Appena abbiamo finito. No, chiedo alla chat privé, chi ci crede che ha messo un FTP degno di Vanotti? Ma guarda, allora, per darti un'idea, Marcello, l'ultimo periodo che sono uscito in strada, di domenica, esco con un ex dilettante e con un junior, con uno juniores. Ti dico, io in salita ero a tutta, una cosa a bestia, e il ragazzetto, 18 anni, sai cosa faceva? Messaggiava.
era lì con il proprio cellulare e messaggiava la ragazzetta. Mi ha distrutto psicologicamente, devastato. Ero un cencio, ero un uomo morto. Hai capito? È la stessa cosa che sta facendo adesso Ale con noi. Lui lì, a buon modo, a minimo, ma guarda, no, non mi voglio sbottonare sull'FTP che ha, ma lui passeggia con noi, capito? Ho paura anch'io, Allora, c'è qualcuno nella chat che... C'è sempre il nostro mitico Claudio che dice: Marcello, hai saltato un allenamento, vedi cosa succede. In realtà l'ho fatto a pranzo, avevo un impegno la sera. Carlo Galboni, mitico Carlo, che dice: cazzo, ho anche pagato per farlo. Carlo, hai pagato per pagare la vecchietta della ciclabile. Quando la cavi, dopo dici, vedi che sono soldi ben spesi. E Claudio Vetterel, con Vanotti, che dice: si vede che ha ancora la gamba della Vuelta. Ale. Bene, bene, oh raga, allora occhio allo schermo, occhio al monitor. In questi due minuti, guardate al centro quello che avviene, stiamo incrementando via via i valori di potenza, i valori di FTP. Pedalate libere, come potete vedere io sto sempre intorno alle 90 RPM, ma voi incrementate gradualmente, lentamente, i livelli di resistenza del vostro rullo. Dai che siamo verso la fine, Marcello, sei contento? Sì, sono contento, guarda, ti dirò che ho dato quello che dovevo dare. Gli ultimi 9 minuti di allenamento, questo è l'ultimo lavoretto e poi si rientra. Alla grande, dai, dai, dai. Andiamo tutti in doccia. Ah, esatto, esatto. Ti faccio una domanda, Ale, se ne approfitto. Quanto... giusto per un amico, chiedo per un amico, ma quanto era la tua differenza di peso mediamente di sotto gara oppure d'inverno, tipo in questo periodo, giusto? Il mio peso? Quanto variava? Allora, variava di 3 a 4 kg massimo, non di più, perché poi... dovevi recuperare il giusto e ingrassare il giusto, più che ingrassare recuperavi quello che avevi perso per ripartire al meglio la stagione seguente, ecco. Se 3-4 andavi a 7 è un problema, perché poi rincorri la condizione, la stagione, e non è il massimo. Quindi un professionista oggi tutto l'anno lavora duramente, è sotto stress tutto l'anno. Dura la vita da ciclista. Bene, allora ragazzi, vi interrompo per l'ultima volta. Abbiamo questi ultimi 8 minuti che ci portano verso casa. Qui, se vi ricordate il grafico, come era disegnato, il consiglio che do è andare sempre a RPM libere, ma togliere progressivamente la resistenza. Quindi fare una regressione di forza, ok? Bene, grandi. Devo dire che mi sto divertendo. Quindi ti avremo anche nei prossimi allenamenti in buchi come me. Io ero qua solo la prima puntata, praticamente mi imbuco sempre. Senti Ale, domanda sempre tecnica, perché comunque chi meglio di te, visto che ne hai fatti così tanti, tra Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta, la differenza dei percorsi mediamente, quindi non solo a livello di volume, per quanto riguarda comunque l'altimetria e il dislivello complessivo, ma anche per quanto riguarda i paesaggi, che ricordi hai? Ma allora, sicuramente sono tre grandi corse a tappe differenti in tutti gli aspetti. Secondo me il Giro d'Italia è quello più duro, perché ha percorsi con salite uniche, difficoltà, le potenze e le altimetrie. Il Tour de France ha un fascino pazzesco, perché a livello mondiale vengono da tutto il mondo a vederti. E la
la Vuelta, devo dirti che è una corsa diversa, insolita, perché non c'è un metro di pianura, e devo dire la verità, i vantaggi medi più alti alle volte li ho fatti quasi sempre alla Vuelta. A livello paesaggistico si vede molto meglio a casa sul divano quando ci sono le quadrature del elicottero, però sicuramente l'Italia offre delle tappe, dei scenari unici con degli arrivi. Quindi delle tre, il Giro d'Italia è quello che ti è stato sempre più nel cuore, a prescindere dal nazionalismo che abbiamo, chiaro? Sì, perché c'è un'atmosfera particolare, e paesaggisticamente si arrivano in luoghi e posti di cultura mondiale dove abbiamo fatto la storia, quindi legare il ciclismo a questo è qualcosa di unico. Senti, e qualche aneddoto, qualche cosa particolare, strana, che poi in televisione non si conosce, dal vecchietto che vi tira l'acqua a non so cosa, insomma, racconta. Volevo fargliela io, ma il mio fidanzato sposato durante il tour e ho lasciato perdere, perché qua c'è già la gente pronta a registrare le risposte. Ma sicuramente i tifosi sono parte integrante di un atleta, sono uno stimolo incredibile sia quando ti alleni alle corse, e devo dire che nel ciclismo ci sono tanti, la maggior parte sono corretti, a parte al Tour de France quando magari c'è la curva dove tanti iniziano a bere, a far casino, e poi succede quello che è successo qualche anno fa a Vincenzo con i fumogeni. Per il resto sono uno stimolo incredibile, e quindi potrei raccontare, molto confuso, scrivere un libro sugli aneddoti, ecco. Sono qua in compagnia di Vannotti, e quindi è stato un allenamento bellissimo. Alla prossima. Grande. Ho letto un messaggio di Claudio Vettorello e Marcello Perale. Cos'è che diceva? Ti saluta il Gaspa? Aspetta, scusami, sono... Ale, ti saluto il Gaspa. Cioè, la prima volta che sono distratto proprio da titolare d'impresa subito a prendere sotto la segretaria. Stavo facendo una storia. Un caro saluto a Gasparotto, a Gaspa, che è un grande tifoso e una bella persona, dai, via. Grande. Bene ragazzi, che dirvi, sono rimasti gli ultimi 2:40 di defaticamento, il mio cuore lentamente, il mio vecchio cuore sta scendendo, con calma, tranquillo. E allora Ale, che ci racconti, cosa ti porti via da questo allenamento, da questa esperienza? Di stasera? Di stasera? Sì. Ma sicuramente sto scoprendo anch'io, grazie a Magnetic Days, l'allenamento indoor. Sono coach MD e mi si è aperto un mondo sui rulli, perché quando correvo non è che li amassi molto, era un po' contrario. E invece devo dire che comunque la tecnologia va avanti, adesso ci si può divertire, e questi live in streaming, in diretta, sono uno stimolo per tutti, fanno solo che del bene in questo momento, e è bello perché poi possiamo imparare qualcosa da tutti in questi momenti, quindi sono delle serate importanti, e è un bel messaggio che date, e bisogna farle e continuare così. Diciamo, siamo un po' dei precursori in questo, eh. Esistono, sai, altre piattaforme, altre situazioni dove ci si può allenare, ma noi siamo precursori in questo, c'è un allenamento in gruppo, live, così, dove si scambiano comunque esperienze, dove abbiamo l'opportunità di presentare grandi campioni come te. Insomma, è una grandissima esperienza per me, sono veramente onorato di condividerla con voi. Grazie, tu pensa, Max, che durante i miei camp comunque quello che mi resta
e il fatto che anch'io ascolto le storie di tutti e imparo anch'io qualcosa dagli altri, mi porto a casa sempre dei bei consigli. E allora Ale, poi facci sapere quando sarà il prossimo camp, ovviamente Covid permettendo, e faccelo sapere in modo tale che ti raggiungiamo e ce la sgambettiamo insieme. Almeno gli diamo un po' di bastonate al Marcello, capito? Guarda che Ale con me, ho dimenticato la mia squadriglia. No, quello per il nostro raduno. Ma se partecipiamo al camp di Alessandro lì, certo, armi pari, eh. Volentieri, facciamo una diretta al giorno, Max. Grandi. E allora ragazzi, l'allenamento volge al termine. Termina esattamente ora. Allora, non dimenticate di salvare l'allenamento, ovviamente lo dico per tutti quelli che hanno il Jarvis, quindi lo andiamo a salvare nella nostra cartella di allenamenti eseguiti, in modo tale che poi ce lo ritroviamo come storico, insomma. Allora, che dire? Adesso dalla regia ci tolgono la schermata del Magnetic Days. Eccoci qui, freschi freschi di pedalata, di allenamento. Alessandro ci ricorda di bere, quindi mi raccomando, idratiamoci di nuovo. Allora Ale, parlaci un po' di quella che è la tua esperienza da coach, quella che è la tua esperienza da preparatore fisico, insomma. E com'è stato passare dall'altra parte della barricata? Allora, smettere di correre non è per niente facile, perché comunque siamo sempre con la valigia in mano e vivi una vita su di giri, fuori giri, viaggi in tutto il mondo, ti senti un po' in una bolla, no? E ti senti un po' tipo invincibile, ma la vita poi quando smetti un'altra, e rimettersi in gioco non è per niente facile, sicuramente la bici pedalare ti aiuta a sopperire questa lacuna. E poi dipende uno cosa punta a fare. Io mi sono messo in gioco e sicuramente oggi la mia esperienza, cerco di portare un'esperienza nuova, una mentalità che a me piace e trasmetterla agli altri, e devo dire mi appassiona, perché poi quando mi seguono mi appassiona, mi gratifica tutto ciò, ecco. Ma poi guarda, la cosa bella che fai con il tuo progetto Vanotti Cycle Camp è proprio quella, cioè andare nel pubblico amatoriale poi alla fine, no? E quindi dare comunque delle indicazioni, dare delle strategie anche a chi magari ha scoperto il ciclismo veramente da pochissimi anni, da chi è alle prime armi, però partecipando a camp come quelli che organizzi comunque trova degli stimoli sicuramente migliori rispetto a qualsiasi altra cosa può trovare in giro, insomma. Sì, ho visto, lo percepisco da chi viene e me l'hanno anche detto, ma piace anche a me, veramente si passano, io lo chiamo il weekend lungo, si passano dei giorni indimenticabili, perché comunque il bello dei camp è il fatto che vengano persone di varie regioni d'Italia che non si conoscono. Si crea sin da subito una sinergia, un gruppo incredibile. E poi ogni storia di ogni componente è bello, perché si parla di bici, non solo di ciclismo, e quindi si lega un po' tutto e si basa veramente con un bagaglio, magari con delle idee nuove, ci si conosce, si sono create amicizie nuove, e poi magari si apre anche qualcosa nel mondo lavorativo. Certo, perché poi magari c'è magari l'imprenditore che si occupa di qualcosa e magari nascono delle sinergie, dei collegamenti. Esatto, magari qualcuno aiuta un altro, è fantastico tutto ciò. E poi ovviamente tutto accompagnato da buona cucina e ottimo vino, giusto? Sì. Beh, sicuramente ogni regione d'Italia offre qualcosa di unico e quindi organizzare i campi in Italia non c'è problema, non c'è nessun problema a livello culinario, diciamo. Bene. Allora, Alessandro, io approfitto per ringraziarti, perché pedalare con te, condividere con te, e dai, diciamolo, anche insieme a Marcello, questa pedalata, questo allenamento, insomma, è stato per me e per noi, veramente mi sento di parlare a nome di tutti quelli che si allenano con noi, veramente una bellissima esperienza.
Che dirti, insomma, ti auguro innanzitutto un in bocca al lupo per tutto quello che fai, insomma, no? Il tuo lavoro come preparatore e per tutto quello che fai, insomma, a livello lavorativo, anche con i camp. Torna a trovarci, mi raccomando, e facci sapere soprattutto magari gli appuntamenti di questi camp, in modo tale che, perché no, magari sarà occasione, qualcuno di noi che pedala con noi si unirà e magari ci viene a trovare, ti veniamo a trovare. Va bene, vi ringrazio, grazie dell'invito, mi è piaciuta un casino la serata, ringrazio chi ha partecipato, perché senza di loro non si possono organizzare questi live. E sicuramente speriamo che passi questo momento un po' difficile, dobbiamo stare uniti in gruppo e i ciclisti lo sanno fare, quindi siamo anche da esempio per altre persone. Continuiamo così e al prossimo streaming vediamo di organizzarci meglio, sperando di portare le notizie nuove. Bene, 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 ottimo messaggio, veramente, è stato veramente un grande piacere, Ale. E allora ti rinnovo i saluti. Ringrazio Marcello e tutto il gruppo degli scannellatori seriali che ci segue così assiduamente, così come ringrazio tutti quelli che pedalano con noi. Allora, non dimentichiamoci di far vivere la nostra pagina Magnetic Days Live Training, dove tra stasera e domani mattina pubblicherò il mio grafico completo di potenza, Newton, RPM e frequenza cardiaca, e voi a cascata sotto andrete a condividere i vostri grafici di qualsiasi piattaforma, di qualsiasi situazione voi pedaliate e abbiate, in modo tale che poi magari riusciamo a darvi delle indicazioni e a continuare a parlare del più e del meno anche sulla nostra pagina. E allora io ringrazio tutti di nuovo, ci vediamo dopo domani con un nuovo grande ospite. Arrivederci a tutti, buona serata. Ciao. Revolutionary training for amazing performance.